Bentrovati cari amici, oggi vi propongo un'escursione in alcune città invisibili di Italo Calvino. Dall'alta balaustra della Reggia, il Gran Can guarda crescere l'impero. Prima era stata la linea dei confini a dilatarsi, inglobando i territori conquistati. Ma l'avanzata dei reggimenti incontrava plaghe semideserte, stentati villaggi di capanne, acquitrini dove attecchiva male il riso, popolazioni magre, fiumi in secca, canne. È tempo che il mio impero, già troppo cresciuto verso il fuori, pensava il Can, comincia a crescere al di dentro. E sognava boschi di melagranate mature che spaccano la scorza, zebù rosolati allo spiedo e gocciolanti lardo, vene metallifere che sgorgano in frane di pepite luccicanti. Ora molte stagioni d'abbondanza hanno colmato i granai. I fiumi in piena hanno trascinato foreste di travi destinate a sostenere tetti di bronzo di templi e palazzi. Carovane di schiavi hanno spostato montagne di marmo serpentino attraverso il continente. Il Gran Can contempla un impero ricoperto di città che pesano sulla terra e sugli uomini. Stipato di ricchezze e di ingorghi, stracarico d'ornamenti e di incombenze. Complicato di meccanismi e di gerarchie, gonfio, teso, greve. È il suo stesso peso che sta schiacciando l'impero, pensa Kublai, e nei suoi sogni ora appaiono città leggere come aquiloni, città traforate come pizzi, città trasparenti come zanzariere, città nervatura di foglia, città linea della mano, città filigrana, da vedere attraverso il loro opaco e fittizio spessore. «Ti racconterò cosa ho sognato stanotte», dice a Marco. «In mezzo a una terra piatta e gialla, cosparsa di meteoriti e massi erratici, vedevo di lontano elevarsi le guglie d'una città dai pinnacoli sottili, fatti in modo che la luna, nel suo viaggio, possa posarsi ora sull'uno, ora sull'altro, o dondolare appesa ai cavi delle gru». E Polo. La città che hai sognato è Lalage. Questi inviti alla sosta nel cielo notturno, i suoi abitanti disposero perché la luna conceda a ogni cosa nella città di crescere e ricrescere senza fine. «C'è qualcosa che tu non sai», aggiunse il Can. Riconoscente, la luna ha dato alla città di Lalage un privilegio più raro: crescere in leggerezza. Le città sottili 5. Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi, anelli per i giochi. Teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Sospesa sull'abisso,
la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. Le città e gli scambi 4. A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco e neri, a seconda che segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili sono tanti che non ci si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via. Le case vengono smontate, restano solo i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa d'un monte, accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano l'intrico di fili tesi e pali che si innalza nella pianura. È quello ancora la città di Ersilia, e loro sono niente. Riedificano Ersilia altrove, tessono con i fili una figura simile che vorrebbero più complicata e insieme più regolare dell'altra. Poi l'abbandonano e trasportano ancora più lontano sé e le case. Così, viaggiando nel territorio di Ersilia, incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare, ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma. Le città e gli occhi 3. Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauchi non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado. Hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. 3 ipotesi si danno sugli abitanti di Bauchi: che odino la terra, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto, che la amino come era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarle in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. Grazie per avermi fatto compagnia in questa escursione e, come sempre, sperando di non avervi annoiato troppo, vi do appuntamento alla prossima lettura. Ciao!